È un caldo pomeriggio d'estate e, sul decumano, alcune giovani fanciulle raccolgono fiori per la bella Europa, principessa di Tiro e figlia del re Agenore. Poco più in là, tre giovanotti si stanno rilassando sull'erba fresca. Sono i tre fratelli di Europa, Felix, Cadmo e Celix. Al ritmo di una dolce musica, le giovani iniziano a danzare, lanciando alla principessa Europa petali profumati. Sul Monte Olimpo c'è qualcuno che sta osservando la scena. È il grande Zeus, padre di tutti gli dei. Zeus ammira le giovani danzare e pensa che sono tutte molto carine, ma una in particolare lo colpisce, la splendida Europa. Che meraviglia! Voglio che sia mia. Zeus, si sa, quello che vuole se lo prende. Ora che si è invaghito di Europa, la vuole a tutti i costi. È deciso a rapirla. Ma come fare? Pensa che ti ripensa all'improvviso a una delle sue idee divine. Ci sono. Mi trasformerò. Un toro bianco. Mentre le ninfe continuano a raccogliere fiori, Europa sente uno strano verso. Sembra un muggito. La fanciulla si avvicina per ascoltare meglio. Vedendo la sorella allontanarsi, i fratelli di Europa si preoccupano e decidono di seguirla. Mentre la giovane principessa si avvicina sempre di più all'animale. La sorpresa di Europa è grande quando davanti ai suoi occhi compare la splendida creatura. I tre fratelli, che da lontano continuano a seguirla, si domandano: cosa avrà mai visto? Non si è mai comportata così. Chi lo sa? D'un tratto si odono delle urla. I tre giovani si accorgono che un toro sta scampando con la sorella Europa in groppa. Devono cercare di salvarla. Così decidono di fermare la bestia, prendendola per la coda. Tirano con tutte le loro forze. Aiuto, 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 aiuto! Ma Zeus, con i suoi poteri sovrumani, li fa cadere tutti per terra. Come avete osato disonorare il re di tutti gli dèi? Adesso mi sistemo io! Il grande Zeus lega Europa e i tre fratelli. Così imparate a sfidare il possente Zeus. Mentre la povera Europa e i suoi fratelli sono legati come salami, le tre ninfe, ignare di tutto quello che è successo, si chiedono dove siano finiti tutti. Le ragazze, che fino a un attimo prima stavano danzando spensierate, cominciano a preoccuparsi. Europa e i suoi fratelli sembrano svaniti nel nulla. D'un tratto uno strano oggetto scende dal cielo e va verso le tre ragazze. Ehi! Ma è un drone! Non c'è alcun dubbio. Quello è Hermes, il dio messaggero degli dèi e protettore dei ladri. Hermes si posiziona vicino alle ninfe e inizia a parlare. Ascoltate bene, sono Hermes e so che Europa è stata rapita da Zeus. Egli l'ha ingannata trasformandosi in toro. Le tre ninfe, preoccupate per la sorte di Europa e dei suoi fratelli, chiedono aiuto a Hermes. Cosa faremo adesso? Europa, è
e i suoi fratelli cercarono di salvare la povera e indifesa Europa dalle grinfie di Zeus, ma il possente dio li punì. Ora i tre fratelli sono legati alle colonne di Aquileia insieme alla povera Europa. Non vi dovete preoccupare, mie care dolci fanciulle. Io, Hermes, con il mio drone sono pronto all'azione. So sempre come salvare la situazione. Seguitemi! Mentre Zeus sta dormendo beato, guardate! Ma come facciamo con Zeus? Ti vediamo. Così, con la sua infallibile magia, il mitico Hermes lancia un incantesimo su Zeus. Ora il dio dorme così profondamente che nessuno potrebbe svegliarlo, nemmeno un terremoto. Paladrone! Figone! Travaglione! E care ninfe, adesso andiamo a salvare i nostri amici! Le ninfe ed Hermes, silenziosi come gatti, liberano Europa e i suoi fratelli. I nostri eroi sono riusciti a liberare i quattro fratelli e ora possono scappare lontano. E fu così che nella nostra storia Europa ed Hermes vissero felici e contenti, circondati dall'affetto di Celix, Felix e Cadmo e delle graziose ninfe. Come dite? Il rapimento di Europa non finì proprio così? Beh, a dire la verità avete ragione. Ma che differenza fa? La cosa importante è che questa storia vi sia piaciuta lo stesso, tanto quanto è piaciuta a noi raccontarla. Sono Mosaico, Alessandro, la vedi? Sì. È bellissima, guarda, c'è anche una coroncina sui capelli. Lei si chiama Europa. Europa era la figlia di un re. E dall'alto la vede Zeus. E Zeus si innamora di lei, era bellissima. Beh. Era stupendo. E Zeus cosa fa? Dice Hermes. Modo che Europa porti la sua mandria sul fiume. Zeus si trasforma. Chi è che me lo dice? Dopo tempo. Lo vedete il toro bianco qui? Un toro bianco meraviglioso. La fredda. Ma quando arriva e si trasforma in toro Enrico, tutte le sue amiche di Europa le raccolgono il fiume. Raccolgono tutti i rami degli alberi, fanno una ghirlanda di fiori e la mettono al collo. Stavo dicendo domani, giovedì 16 luglio. Allora, domani, giovedì, virgola. Giovedì 16 luglio, che è il compleanno. Che è giovedì. L'hai già scritto. Allora, Enrico, ci dici che cosa farai tu in questo. Questo cortometraggio? Farò il fratello di Europa. E come ti chiami? Compleanno di lui. Mio papà anche. Quando? Felix. E questo chi è? Ti ricordi chi fa? No? Porti via. Allora, pronti? Fermo là. Un attimo. Abbiamo Zeus. Fermo là. Un attimo. Deve salutare Zeus, dimmi. Vieni con me. Vieni con me. No, aspetta. Lasciami fare una foto insieme a Zeus. Zeus, devi fare una foto con Zeus.
Film. Guarda Hermes e fai, oh mamma mia. Vai. Ma oh, ma dove sono finiti? Beh, ancora 5 minuti.